ultima chiamata IAS per l'affidamento del servizio di gestione. Vicenda IAS ad una svolta, potrebbe trattarsi dell'ultima proroga concessa per l'affidamento del servizio di gestione delle opere fognarie dell'impianto di depurazione di Priolo. La proroga scadeva infatti il 31 dicembre di 9 mesi, concessa a marzo per consentire agli organismi regionali di avviare le procedure di gara per l'affidamento in concessione pluriennale della gestione degli impianti di depurazione di Contrada Vecchia Salina di Priolo a servizio dei reflui provenienti dagli agglomerati industriali di Siracusa e gli agglomerati urbani di Melilli, Priolo Gargallo e Siracusa, zona nord. L'ulteriore proroga è legata proprio al completamento della pratica avviata il 20 dicembre con determina del dirigente dell'area ufficio gare e contratti dell'IRSAP. Insomma, è stata bandita una gara per l'appalto del fondamentale servizio espletato attualmente da IAS con la partecipazione di soggetti privati. Il 22 novembre 2017 è stato nominato RUP l'ingegner Salvatore Callari con il compito di avviare le fasi del procedimento di scelta del contraente, compresa la predisposizione di un progetto tecnico ed economico da porre a base di gara per la gestione del servizio di depurazione dell'impianto di Priolo. Gli atti sono stati consegnati e il progetto prevede la concessione di 9 anni della gestione dell'impianto in questione. L'impianto, come è noto, depura circa il 70% dei reflui provenienti dagli stabilimenti industriali Esso Italiana, Sasol Italy, Priolo Servizi Versalis e Isab Energy. La qualità del reflui industriale di ogni utente, prima di immettersi nel collettore, viene controllata da un campionatore automatico H24. Il restante 30% è composto da refluo civile e subisce un trattamento di grigliatura e di sabbiatura nelle apposite stazioni di rilancio prima di essere inviato al collettore.